Ciao a tutti, io sono Yolanda e oggi preparerò una cheesecake senza cottura. Inizio riscaldando la panna in microonde, in questo caso ho utilizzato quella da montare, però si può utilizzare anche la panna da cucina. Poi preparo il cioccolato, che farò sciogliere dentro la panna. Quando il cioccolato sarà completamente sciolto, la ganache andrà raffreddata in frigorifero. Nel frattempo che la ganache si raffredda, preparo la base della torta, frullando i biscotti con lo zucchero di canna e poi amalgamando il composto con il burro. Prepariamo la tortiera così bella cafona, perché fare le cose pulite non se ne parla. Ho preparato questa torta lo stesso giorno in cui ho preparato anche l'altra ricetta che ho caricato sul canale. E infatti si vede il sugo che sta cucinando. Se ci riesco vi metto il collegamento, siccome non ci ho mai provato. La base della nostra torta va messa in frigorifero per un paio d'ore. Dopo averla amalgamata bene, versiamo il composto sulla base e la conserviamo in freezer. La cheesecake è pronta, io spero che vi sia piaciuta e vi consiglio di guarnirla con dei frutti di bosco.